Gandia, frazione di Ascea, si è svolta la prima edizione della Festa della Natura, attraverso la quale sono state promosse diverse attività naturalistiche, con la riqualificazione dell'intera area circostante la sorgente Pantane, luogo simbolo del paese. Le attività promosse da alcuni abitanti della zona hanno dato origine alla pulizia dell'area della sorgente Pantane, la pulizia della strada provinciale in Varta d'Erbace, il recupero dei rifiuti abbandonati e infine la creazione di un'aiuola lungo il perimetro della sorgente. L'iniziativa a carattere ambientale, organizzata da alcuni ragazzi di Mandia, ha visto la collaborazione del comune di Ascea e la partecipazione attiva della Proloco di Ascea, che ha patrocinato l'evento, con la collaborazione inoltre delle associazioni Festa dei Rioni di Santa Barbara, Fucina Rodium di Rodio e Lea Futura di Ascea e Fare Ambiente di Ascea. Presso il giardino dell'ex edificio scolastico di Mandia è stato inoltre messo a dimora un arberello di ulivo, denominato Albero dei Bambini, dedicato al futuro della comunità, ovvero ai bambini. L'alberello di ulivo, simbolo di pace e crescita collettiva, è stato benedetto dal parroco del paese, Don Filippo di Siervi. Le meraviglie del creato, gli eventi della storia che una misteriosa provvidenza volge al fine di bene, le opere degli uomini amanti della giustizia e della pace muovono il nostro cuore a benedire Dio, sorgente prima di ogni dono. Noi crediamo con l'Apostolo Paolo che tutto coopera al bene per coloro che temono e amano il Signore. E in ogni circostanza cerchiamo il suo paterno aiuto perché aderendo in Cristo alla sua volontà tutto compiamo per la sua gloria. Grazie a questa importante iniziativa, spiega Alessandro Rovezzi, promotore della giornata, il nostro paese ha dato inizio ad una serie di attività naturalistico-culturali che nell'arco di qualche anno genereranno maggiore sviluppo a favore dell'intera comunità. Tutto questo grazie alla collaborazione di chi crede fermamente nelle potenzialità delle piccole comunità.